Wow! Arriva. E si inizia, cari amici. Cari amici, Roma al 9 di ottobre 2019. E che dire, cari amici? Fa talmente freddo che un'anguria ci vuole. Un freddo, Mauri? Che freddo fa? Fa freddo incredibile. Che freddo fa? Fa freddissimo. Infatti siamo qua con... Stiamo congelando, ok. E quindi, cari amici, mi mangio... No, aspetta Mauri. Sì. Concludiamo questo... Allora, cari amici, si inizia. Vedremo un sacco di cose fantastiche. Per questo non volevo subito staccare, perché ok, ci vuole questo inizio. Guardate che bello, che bei palazzi. Si inizia con la gioia ritrovata di un'anguria, di quelle proprio saporite, troppo buone. A un euro, cari amici, troppo buona, non potevamo farcela mancare. Al 9 di ottobre 2019 vedremo luoghi fantastici, quindi seguiteci assolutamente, perché luoghi fantastici. Riprendiamo, magari guardate, la Roma appare in tutta la sua bellezza, la Roma antica e la Roma moderna. E quindi naturalmente il mitico Lona, anche qui abbiamo una strada dedicata, è evidente, al fiume Lona. E siamo a Roma e siamo al quartiere Coppedè. Quindi visitiamo un po' ciò che è il bello, artisticamente bello di Roma. Quindi la parte artistica di Roma, Mauri. Sì, hai visto che siamo stati qui al Coppedè, ho fatto un video anch'io per il mio canale e niente, adesso stiamo visitando qualcosa del Coppedè, diciamo, oggi è il 9 ottobre del 2019 e cerchiamo di far vedere una parte di Roma che magari non siamo mai stati o nessuno o pochi ci vengono, quindi niente, vale la pena di vedere questo quartiere stile libero, o no? Gerardo, sì, certamente. Sì. Le strutture artistiche e poi anche di là, guardate cosa ho trovato, la lupa di Roma, cari amici, ecco. Wow, sul davanti del quartiere Coppedè, proprio dove si parte. Ho preferito partire dal retro perché di qua avevo fatto già un video qualche anno fa. È un posto fantastico perché questo luogo, il Coppedè, quartiere Coppedè, Roma. Qui perché è importante il quartiere Coppedè? Perché l'arte qui ha avuto proprio un massimo splendore, nel senso si è dato assolutamente libertà all'arte,
si è data libertà all'arte e questo è un quartiere di arte libera. Coppedè ha un'arte che non segue praticamente una linea solo per creare case, ma le case seguono l'arte. Quindi non è l'arte che segue la struttura della casa, ma la struttura della casa che segue l'arte. Quindi è fantastico. Infatti, Mauri, è un bel quartiere. Io insomma volevo venire qui perché era un posto che mi piaceva e non ho mai visitato, mi sembra giusto visitare. Poi si vede? Sì. Guarda quella cosa lì, guarda quello schema lì. Cari amici, dobbiamo vedere tutto perché qua è fantastico. Guardate come si è dato il Coppedè, che era un praticamente il costruttore, si è dato in tutto qua. Benissimo. Direi che. Sì, lo faccio vedere anche sul da sotto. Guardate, cari amici, la struttura. Questo è il grande lampadario del Coppedè, una struttura magnifica, l'arte, quindi le case che seguono l'arte e non l'arte che segue le case. Finalmente le case seguono l'arte, quindi dal Coppedè. La fontana è in ristrutturazione, cari amici. Vedete? E comunque abbiamo fatto vedere il meglio. E quella è la casina del Coppedè. Guardate l'arte quando dà il suo massimo splendore. Quando è al suo massimo splendore. Bene. Mi scusi, ma dov'è il Ministero della Salute? Guardi, io a dire la verità sono di passaggio, non sono del posto. Non sono del posto, non saprei a dire. Non sa dirmi. No, dov'è? Sono qui, mi sono perso, non sono del posto. Lì vengo di Milano, sono del posto. Dovrebbero mettere delle indicazioni più grandi. È vero, non si capisce molto. Perché qua. Se non ci sono le indicazioni grandi. Infatti io mi stavo domandando dove caspita io, ma non lo so dire sinceramente. Il Ministero della Salute, però se non ci sono le indicazioni. Sono qua in questa via per sbaglio pensando di andare all'Euro. E cari amici, siamo qui, tutto ok. Ciao a tutti, adesso dove andiamo? Intanto, bellissimo posto, graditissimo. Roma ci accoglie sempre nei posti e nel miglior modo, nei posti migliori nel miglior modo. E beh, il cartello c'era, noi facevamo una scenetta così. E cari amici, in una bellissima giornata splendente di sole, che addirittura fa caldo in questo ottobre 2019 qui a Roma. A Milano iniziava un bel po' freddo e siamo quindi, venite con noi cari amici in questa nuova esplorazione dei luoghi di Roma. Mauri, si continua, continuando adesso praticamente arrivando da fuori, quindi
alla nostra destra è il riquadro 119, ecco, fai il Gaetano. C'è tanti fiori. E qui ci sono tutte queste scritte che sono di tutti i fans. Anche di... una bella piantina. E guarda qui quante cose che hanno messo. Così Mauri, quindi il pensiero... È un pensiero che veramente c'è, emozionante star qui, anche se devo dire che è un po' tetro sotto certi aspetti, perché non c'è una luce, dobbiamo orientarci con la pila come se fossimo nelle catacombe, ma siamo in pieno giorno. Mm-mm. Diciamo che non è che è buio perché è sera, è pieno giorno qui, c'è luce ma è come se fosse sera inoltrata. Perché la luce è un po' fiocca, un po' triste. Sì, però... ma assolutamente ci vorrebbe qualche luce in più. Puntatelo verso di te che si vede la faccia, sì. Se no non ti si vede. Ci vorrebbe qualche luce in più, perché veramente c'è poca luce. Questo è l'altarino, abbiamo fatto la dedica. Abbiamo lasciato la dedica. Ma fa che roba quando ho messo qui quante zanzare. Vedete, proprio... sempre lasciato così, come se Rino Gaetano si fosse appena, vedete, fumato una sigaretta così per... Sì, infatti, è una roba... Sì, una cosa proprio, sì, tipo stile anni del secolo scorso, sì. Sì, sì, infatti, Come se... Come se fosse morto ieri, ma in realtà è morto già da 37 anni quasi. C'è un altro spezzone dove i fans hanno messo... Ecco qua, cari amici. È praticamente un cantante ufficialmente deceduto per un incidente stradale. È morto da 37 anni. Giovane Mauro, sì. Quindi, e cari amici, si continua... bene, con devozione siamo venuti da Rino Gaetano, un grande cantante, un grande artista del secolo scorso, e si continua al 9 di ottobre 2019. Rino Gaetano. Ricordo dei 2728 cittadini romani eliminati nei campi di sterminio nazisti dal 1943 al 1945. Abbiamo circondati di zanzare. Ed era molto importante dopo la tomba di Rino Gaetano, quindi tomba di Rino Gaetano 119, il quadro 119, poco dopo abbiamo trovato questo luogo di ricordo della Seconda Guerra Mondiale, Mauri, degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, quindi si tratta di campi di sterminio. Durante la guerra, lo sterminio, quindi cosa pensare della guerra? Sarebbe sempre da evitare. Sarebbe sempre da evitare, purtroppo questo bisogna assolutamente trovare un tentativo di pace, un tentativo di mediazione in qualunque situazione. Sì, infatti. In qualunque situazione. Altrimenti poi succedono queste cose così a dir poco terrificanti.
Mi raccomando, sono cose talmente terribili che poi i Mauri mi vengono a parte da zanzare, vediamo il sodo. Mi mancano le parole. Allora, è terribile, no? Sì, pensa, delle persone, come fratelli comunque, perché comunque siamo fratelli, all'improvviso prendono e si fanno fuori a fucilate o si fanno fuori terminandolo, peggio ancora. Trovate, cari amici, in realtà siamo fratelli, trovate la mediazione sempre. La guerra non ha senso perché volendo il pane di tutti, è vero? Giusto. Volendo c'è pane per tutti. Allora io mi domando perché se c'è pane per tutti, perché fare la guerra quando volendo c'è pane per tutti, cari amici? La si fa per una situazione. Questa qui sono stati proprio sterminati con le riflessioni anche il 2005. Tremendo. Pensateci, cari amici, mi raccomando, c'è un sacco di zanzare. Perché la pace è una cosa, non soltanto è una cosa buona, ma è anche un dovere, la pace è un dovere, mi raccomando. Giusto. Mauri, cosa per, quindi? Quindi diciamo così che davanti a questo momento, che deve essere un monito per noi, un monito per le generazioni future, guardate quello che è successo nel passato. Mi raccomando, perché indietro non si può tornare, e qua di mezzo abbiamo 2728 persone soltanto di Roma. Sì, solo di Roma, pensate quello che è successo. Pensate la prima, la seconda guerra mondiale, un'ecatombe. Cercate sempre la mediazione piuttosto che fare la guerra, perché la guerra significa questo. Gennaro Gelmini e Urbex Mauri, youtuber Mauri, al 9 ottobre 2019 a ricordare il disastro di guerre sanguinose tra fratelli, perché ognuno di noi avrebbe il diritto a vivere, a mangiare, anche ad avere una famiglia, assolutamente. La pace, cari amici, la pace, mi raccomando. Mamma. Non dimenticate, cari amici, non dimenticate. Cari amici, la news di oggi, il Quirinale a Roma, naturalmente a Roma, la piazza con la fontana di Pio VII, e qui abbiamo anche un bel panorama su Roma, dall'altra parte, Gennaro Gelmini e naturalmente ciao a tutti, Mauri Urbex, youtuber Mauri. Gennaro Gelmini, che sono anche i miei. Siamo in piazza del Quirinale, siamo qui di passaggio. Dovevamo andare da un'altra parte, alle quattro fontane, ma anche qui ne valeva la pena di documentare, sì. Perché non sapevamo esattamente dove era, per caso abbiamo trovato. Sì, sappiamo più, conosciamo più i ministeri, ma
il Quirinale non eravamo ancora stati. Infatti siamo... Invitateci, cari amici, se certo, possiamo certo. dire così. Ecco, il Quirinale come in TV, la torretta, la torre del Quirinale è questa. Poi il Quirinale. Si dice il presidente Mattarella. Sì. Perché non scende? Salute al presidente, la fontana Pio VII e il panorama su Roma. Beh, naturalmente da sopra il Quirinale si vedrà meglio il panorama, ovvio. A dopo. Alla piazza delle quattro fontane, adesso caricheremo un bel po' d'acqua, che è acqua buona, e questa è la piazza. Purtroppo c'è un po' di... Sì, qua, cari amici, il traffico c'è sempre. A dopo, cari amici. A dopo, cari amici. E cari amici, dalle terme di Diocleziano, guardate che bella fontana, guardate che bel luogo. E quindi, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri Urbez, all'11 di ottobre 2019, e ci siamo riusciti, sono Mauri, anche questa volta. E Mauri, un pensiero agli amici. È stata un po' una vacanza veloce, piena, intensa, e diciamo così abbastanza piena, forse più ricca della volta scorsa che siamo venuti, perché anche stavolta siamo riusciti a stare di più con Fabrizio. Anche se adesso ormai il treno ci aspetta, per questo eravamo un po' di fretta così. Siamo di fretta, per cari amici, una panoramica e andiamo. Panoramica, andiamo. Ecco, panorama, questa è la fontana. Bellissimo, qua. Sì, abbiamo fatto un video anche sul canale del Mauri Urbez, youtuber Mauri. Abbiamo fatto un video strepitoso. Qua un'urna funeraria, lì il pergolato con le piante anche di rose. E qua, guardate, poi il... sono varie... Wow! Arriva.